Allora, siamo qui con Giulia Remisa di Trivago Italia, giusto? E volevamo parlare un po' di questo nuovo servizio che fate, che è il Mystery Guest per l'hotel. Di cosa si tratta in pratica e che vantaggi può portare all'utente e all'hotel? Guarda, è il primo servizio di Mystery Guest applicato a un motore di ricerca, quindi portali prenotazioni. Conosci bene il Mystery, normalmente è un consulente, un esperto di mercato che testa i servizi dell'hotel e quindi il grado di soddisfazione della propria clientela sulla base di un'esperienza basata sulla, come dire, sull'effetto sorpresa, ok? Quindi si tratta di un esperto e va benissimo. In questo caso però abbiamo cercato di tradurre questo con i consumatori reali. Quindi cosa succede? A partire da questa settimana gli alberghi avranno la possibilità di mettersi in evidenza su Trivago, quindi di assumere un miglior ranking, un miglior posizionamento, offrendo la possibilità di essere messi in, di essere valutati da un qualsiasi cliente che svolge la funzione di Mystery. Cosa fa Trivago? Riconosce un incentivo al Mystery sulla prenotazione, quindi il consumatore, quindi l'utente, il viaggiatore ha uno sconto effettivo sulla prenotazione, garantisce l'anonimato e garantisce la regolare esecuzione del soggiorno e del test. Quindi il consumatore trova queste offerte in evidenza, sa che una camera, che ne so, 4 stelle la può pagare anziché 80, la può pagare 50, svolgendo questa funzione di Mystery. L'incentivo però viene dato dall'albergatore, in quanto questo Mystery non fa un piccolo questionario, fa due tipi di questionari: un pre-soggiorno, dove appunto dice che cosa si aspetta, che idea si è fatto di quell'hotel sulla base delle informazioni che ha letto, le recensioni, le foto, eccetera, e sulla base delle sue esperienze precedenti. Poi ci dice chi è, come viaggia, normalmente quanto ci mette a scegliere l'hotel, quali sono le sue abitudini al consumo. Quindi c'è un'analisi di profilo pre-soggiorno. Dopo il soggiorno c'è un'analisi di tutte le categorie. Ovviamente è un cliente reale che, se non va nel centro business perché non ha nessuna intenzione, non recensisce la parte business, così come non recensisce la parte spa se non usa la spa. È un cliente reale a tutti gli effetti che ha bisogni ed esigenze reali. Quindi dal lato consumatore il risparmio e anche la possibilità di condividere la sua opinione, quindi sentirsi in qualche modo parte di un processo di miglioramento di quell'hotel, dare dei feedback. Dal lato albergatore un'analisi statistica sulla misurazione di soddisfazione del cliente e qualità dei propri servizi, in benchmarking con altri concorrenti e per la stessa categoria o per la stessa destinazione. Queste valutazioni non sono recensioni, noi non le pubblichiamo, certo. Le utilizzano gli albergatori per fare un'analisi SWOT, punti di forza e debolezza della propria struttura, e servono a noi per personalizzare i risultati di ricerca. In un futuro, quando un cliente verrà da noi, quindi a confrontare i prezzi e quindi a prenotare, ci dirà che viaggiatore è, sta andando per lavoro, per visita della città, per vacanza, e che cosa per lui è più importante: il comfort, una colazione d'eccellenza, una cortesia incredibile, wifi gratuito, eccetera. Noi daremo come risultati principali, quindi rimoduleremo il ranking, quelle strutture che hanno avuto le migliori valutazioni. Più personalizzazione per l'utente. Esatto. Quindi per noi è importante avere le offerte più appealing, quindi prezzi migliori, e personalizzare la nostra ricerca e ranking. Noi non guadagniamo nulla. L'incentivo lo dà l'albergo e noi lo passiamo direttamente al Mystery, garantendo il totale anonimato. Quindi secondo te questo è un servizio molto più approfondito ovviamente della semplice analisi delle recensioni che riceve l'hotel? Sì, assolutamente. Le recensioni, noi siamo portavoce delle recensioni, non possiamo andare contro, però sono molto soggettive, poco esaustive e non sono divise per target. Ci sono tanti viaggiatori con esperienze diverse e abbiamo un po' di musica e quindi non sai mai esattamente da che background arrivano. In questo modo tu hai un'analisi di profilo, cioè sai che cosa apprezza quel tipo di cliente che viaggia in quel tipo di modo, in quel momento storico, e puoi fare l'analisi in due periodi diversi. Diamo la possibilità a ogni struttura di farlo una volta l'anno, perché noi li mettiamo in evidenza, quindi hanno più prenotazioni. Non vogliamo cambiare totalmente il nostro ranking. Chi ha lavorato bene, sta nelle prime posizioni per le città di punta, li resta. Però in questo momento storico mettiamo gli hotel test in evidenza, perché il consumatore si deve rendere conto che c'è questa offerta. Certo. Un'altra domanda è ovviamente il bonus che può usufruire l'utente. Incentivo alla disintermediazione. Come lo vive l'hotel questo? Guarda, chi viene da noi è perché deve prenotare online, nel senso può anche succedere che vada nel sito dell'albergo e se c'è un'offerta migliore o con condizioni migliori prenota, però chi viene da un motore di ricerca comunque deve andare a Roma, a Firenze, e comunque deve prenotare online. Quindi voglio dire, il fatto di aumentare le prenotazioni su quei canali di distribuzione è solo positivo, perché tu ti assicuri un certo livello di occupazione. Poi abbiamo anche la possibilità da poco di interfacciare
l'hotelier può decidere di dare l'incentivo solo nelle OTA che preferisce o nel suo booking diretto. Noi diamo la possibilità al consumatore di decidere con quale OTA dare l'incentivo. Ovviamente l'incentivo deve essere, deve poi dare alla fine un prezzo appealing. Non si può dare un incentivo su un OTA che dà 200 quando poi la camera più bassa è 100, perché la gente comunque andrà sempre tendenzialmente a prenotare, a cliccare laddove c'è l'offerta migliore. Certo. Quindi deve essere sempre inferiore comunque al prezzo di mercato con l'incentivo. Fermo considerando che se non fanno il test, loro prenotano a prezzo pieno, quindi la parity non si rompe. Certo. Se compilano dopo il soggiorno, pre e post questionario, solo dopo hanno l'incentivo, non prima. Certo. Non si possono incentivare prima, perché se no nessuno si mette a fare questo questionario. Certo. Che ha 30 aree tematiche e più di 300 domande, quindi un'analisi molto dettagliata della struttura. Senti, un'altra curiosità, come fate a mantenere l'anonimato della persona? Guarda, allora, non è complesso? No, non è complesso per il semplice fatto che il consumatore, cioè l'albergo, paga questo studio di mercato, quindi non ha nessun senso, non è la spia che poi pugnala il receptionist perché si è trattato male. È un'analisi per vedere dove si è posizionati nel mercato, se a livello delle strutture 4 stelle Firenze, per esempio un 4 stelle a Firenze è superiore o inferiore per determinate categorie, pulizia, certo, del bagno, comodità del letto, ma anche fare un'analisi internazionale e vedere se effettivamente quello che apprezza l'italiano è lo stesso che apprezza il tedesco, oppure la colazione per un inglese effettivamente è necessario fare delle migliorie per quel tipo di target. È facile, perché alla fine i consumatori arrivano con le OTA, prenotano online. Il fatto di avere tra questi delle spie, cioè dei misteri, è solo positivo, perché comunque, certo, tu analizzi esattamente il soggiorno reale e, certo, il consumatore ha bisogni ed esigenze reali. Questo col mystery guest attuale non c'è, perché, certo, un consulente sicuramente fa un'analisi approfondita, ma è sempre comunque l'analisi di un professionista e molto spesso, certo, non è nemmeno tanto mystery, perché magari è la stessa persona che poi torna e ritorna. Certo. In questo caso si tratta proprio di un'esperienza reale. Benissimo. Senti, una domanda in generale sulla brand reputation e il trend delle recensioni. Le avete viste crescere nel tempo, in quest'ultimo anno? Cosa prevedete? Vedete che la gente è più a suo agio a scrivere recensioni? Tutto questo gran parlare dell'anonimato, recensioni false, cioè quanto vi tocca questo? Guarda, noi come motore di ricerca puntiamo sulla comparazione, il confronto, certo, dei prezzi, la prenotazione, quindi le recensioni cosa si fa? Si hanno le nostre, non sono tantissime, poi mettiamo insieme diverse fonti di recensioni, certo, perché secondo noi la recensione è soggettiva, però più fonti ci sono, più recensioni ci sono, certo, per fonte, più si riesce a avere, come dire, farsi un'idea su qualità di mercato percepita dai clienti di quell'hotel, ok? Quindi quello che i clienti percepiscono, non quello che pensa l'hotel. Io penso che comunque questo sistema aumenterà sempre più con gli strumenti mobile, con taggare una situazione, un'esperienza, o su Google Maps addirittura si recensiscono le prestazioni mediche. Io, certo, ho scelto il mio dentista sulla base di due raccomandazioni. Il problema è cercare di approfondire il sistema di controllo, sicuramente, per dare al lettore una garanzia di veridicità, perché nel momento in cui il lettore dice ok, comunque le legge, però ha sempre il dubbio che possano essere falsificate o finte, bisogna garantire noi come portali la veridicità di quelle recensioni con tutti gli strumenti di controllo che abbiamo a disposizione, perché il problema è non distruggere questo sistema, è democratico, cioè dà la possibilità veramente a tutti di consigliare tutto e il contrario di tutto, è sicuramente un empowering per il cliente. Oggigiorno veramente siamo in grado di pianificare una vacanza e rischiare il meno possibile. La vacanza si spende tanto, è un'esperienza che si sogna tutto l'anno, quando non la vuole fare, vuole mettere i suoi soldi, vuole stare bene, vuole avere il servizio migliore. Certo. E le recensioni sono uno strumento sicuramente che uno controlla. Subito dopo il prezzo c'è la recensione o anche viceversa. Uno poi magari vuole spendere quel budget, però vede che quell'hotel ha quelle caratteristiche particolari che magari corrispondono al suo profilo, che comunque lo aggradano, certo, e quindi può anche aumentare il budget, quindi il prezzo è commisurato a questa qualità percepita del mercato. È vero. Secondo me aumenterà, si specializzeranno, gli strumenti, i mezzi cambieranno, però la gente è abituata a parlare, parlerà sempre di più. Anche l'albergatore si metterà nei panni di un consumatore, certo, a volte ho l'impressione che viaggi poco e che è quindi, vero, non si renda effettivamente conto dell'opportunità, è per loro che per il consumatore, perché se uno ha un servizio di qualità non ha nulla da perdere, non ha nulla di cui aver paura. Assolutamente, grazie mille. Prego, grazie a te.